Allora, è una trilogia che noi iniziamo nel 2001 con il primo film, che allora si chiamò Prato Zanino e prese il nome dalla località dove sorge l'ex ospedale psichiatrico. E in quel caso si parlava di emarginazione dell'individuo da parte degli abitanti di un paese. Il secondo film, che girammo nel 2004, Metabar, raccontava invece una storia di emarginazione legata alle scelte sessuali. Il terzo film, che è questo che questa sera presentiamo qui, che è Ho fatto un sogno, parla per la prima volta, per la prima volta che, per quel che riguarda il nostro gruppo, parla dell'emarginazione della malattia. Si tratta di un progetto che è iniziato 2 anni fa e che abbiamo presentato a Roma in anteprima nazionale e adesso sta girando. Quanto c'è di Prato Zanino in quest'ultimo film? Ma direi che c'è molto, tutti i nostri film sono legati al nostro passato, non ci siamo mai nascosti come gruppo, cioè siamo un gruppo che in qualche modo tenta di dire sempre la verità, anche artisticamente, perché se menti artisticamente menti a te stesso. E quindi abbiamo cercato sempre di dare magari un'immagine, che ci fa apparire leggermente più fragili, ma non meno bravi, almeno per quel che riguarda i miei attori, li vedrete stasera, sono eccezionali secondo il mio punto di vista. La location è fantastica perché si tratta di riempire, di riacquistare, di in qualche modo reinvadere, non più da fotografia, ma da fotografi, gli spazi che un giorno erano l'ospedale psichiatrico. Noi oggi abbiamo i nostri studi lì, i nostri teatri di posa, chiamiamolo così, il nostro laboratorio cinematografico e teatrale, e lo usiamo. Ci siamo riappropriati di quegli spazi che una volta erano il vecchio ospedale psichiatrico. Quali emozioni le ha dato girare questo film? Tutte insieme, tutte quelle che ho provato in 20 anni, in 25 anni, le ho sentite di nuovo addosso, sulla pelle, le ho rivissute con un grande, 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 come dire, desiderio di farlo e con grande gioia. Quanto è difficile oggi fare il regista in Liguria? È difficilissimo. Oggi è difficile fare il regista, oggi funziona moltissimo un progetto indipendente. Il cinema da sempre, quello vero, si è sempre fatto a Roma. Io ho lavorato nel 72 giù a Roma, è lì che ho incominciato a fare cinema, ho frequentato Cinecittà, ho frequentato i grandi set e ho capito tante cose. Quando poi sono stato proiettato per motivi familiari in Liguria, ho capito che non avrei mai più potuto fare quello che si faceva a Roma. Fortunatamente nel tempo è venuto fuori il progetto indipendente. Oggi con l'HD, col digitale in pratica, si riescono a fare delle cose che prima erano impensabili. Essere un regista oggi e girare un film oggi è una cosa difficile, però è molto molto accattivante, molto bella. E quindi vedo tra l'altro che ci sono moltissimi giovani che si stanno avvicinando a questo modo di lavorare e ne sono molto contento. Che messaggio lancia ai giovani che si vogliono lanciare in questo mondo? Un'utopia, lavorare, 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 perché il lavoro premia sempre. Ma io faccio parte del progetto Piramide. Voglio un caffè latte. Che cosa vuol dire un caffè latte? Noisette, alla francese, un marocchino? Un caffè latte. Ma io non riesco a distinguere cosa è vero e cosa è falso, cosa è reale e cosa non lo è. Noi siamo certi della presenza di un uomo. L'ultima persona che è entrata in quella stanza è un uomo. Chi è Chiara?
Signora Fiorenzo, so benissimo che lei passa giorno e notte ad ascoltare quello che succede in casa mia. In quanto agli uomini che ricevo, io... Non è argomento che mi interessi, non sono certo fatti miei. Stavo passando nel corridoio e lei ha lasciato la porta aperta. Ma non so, forse non è importante. No, no, invece è importante, no? È molto importante. Continui, continui. Ho fatto un sogno. Cara ragazzo deve essere lei. Vede quanta sofferenza. Piramide, si ricordi, progetto Piramide.